Fischia l'arbitro, comincia Juventus-Roma, campionato Primavera 1. Viene avanti Pagano, chiede, ottiene l'1-2, arriva in zona tiro, dribbling ancora, Pagano, palla incollata al piede sinistro contenuto da Gil e parata di Vinarcic a terra. Si avvicina anche Pagano per un passaggio corto, Marazzotti però sembra intenzionato a puntare verso l'area, allora si allontana Pagano, Marazzotti, calcio d'angolo, primo palo, c'è una deviazione, quella di Alessio. Ripani col sinistro morbido a cercare uno schema, prova Grosso, gran conclusione al volo, caviglia rigida, palla larga non di molto, primo squillo della Juve in questa partita. Batte corto la Roma, Cherubini, scambio con Oliveras, eccolo Cherubini che riceve, può calciare, destro forte, Vinarcic, palla che rimane lì. Arriva il vantaggio della Roma con Keramizis, tapin vincente del difensore greco. Lascia per Cherubini, Pisilli, limite dell'area, va giù, imbucata, traversa per la Roma, colpita al minuto 27 da Pagano. Piccoli passi verso l'area. Ancora per Pagnucco, ci vuole del movimento nell'area della Roma, Pagnucco mette dentro, colpo di testa di Mancini, gran parata di Marin, Juve vicino al pari con un ottimo stacco là davanti, apre sulla sinistra, c'è la sovrapposizione di Oliveras, palla che sbuca con Alessio che fa sportellate, la difesa della Juve regge, c'è la conclusione da fuori, palla larga non di molto con Vinarcic in controllo. Azione interminabile della Roma, in appoggio Turco, Crapisto vuole tenerla, ora per Turco che ha tanto spazio per effettuare traversone, scavalcato Mancini, Pagnucco all'indietro, a rimorchio per Ripani, sinistro ribattuto in rimessa dal fondo, l'ultimo tocco è stato di Mancini, non è largo, 1-2 con Pagnucco, Ripani entra in area, cerca il dribbling, va fino in fondo, mette il cross, secondo palo! Era arrivato Turco, ha mandato sopra la traversa, ma ottima azione della Juve, finisce qui il primo tempo. Turco la porta via ad Oliveras, senza fallo, si apre il varco, Crapisto entra in area dal lato corto, vuole andare fino in fondo, Crapisto, cross, il palo colpito da Mancini e la palla rimane al di qua della linea. Primo corner della ripresa per la Roma, Marazzotti, bandierina. Tutta corta, arriva ora il traversone in mezzo per una torre che c'è, deviazione, 2-0 Roma al 50° gol di Romano. Pagnucco alza la parabola, Mancini, ancora Marin, non è finita, 2-1, ha segnato la Juventus al 61°, Florea riapre la partita, che trova così il primo gol in campionato, molto bravo Pagnucco con il cross, Mancini svetta, Marin para, ma non può nulla sulla correzione vincente di Andrei Florea. Ripani, altro cambio di lato, fatto bene per Finocchiaro, che la tiene in campo, può andare. Finocchiaro prende velocità, accelerazione su Golic, c'è il raddoppio, Finocchiaro vuole romperlo, va dentro per il sinistro, piazzato! 2-2, il pareggio di Scienza al minuto 72, la livella, la Juventus rimonta completata. Scienza la imbuca all'angolino, traiettoria beffarda, non ci arriva Marin. Florea trasforma l'azione da difensiva a offensiva, Mancini accompagna sull'altro lato Finocchiaro, finta, Mancini! Mancini! Gol stupendo! 3-2 Juventus che ribalta tutto e adesso è in paradiso! Gol spettacolare di Tommaso Mancini, il primo in questo campionato. Conclusione col sinistro che non lascia scampo a Marin, 3-2, esulta Montero, esulta la panchina, una Juve che di forza, di carattere, di cuore ha cambiato le sorti di questo incontro.
Ancora palla dentro, Misitano si gira da solo, tacco, palla che sfila. 3-3, ha pareggiato la Roma. Fischia tre volte, il direttore di gara cala al sipario, è 3-3 a Vinovo tra Juventus e Roma.